Buongiorno anche a chi mi segue su YouTube, benvenuto sul mio canale, benvenuto su Instagram per chi mi segue su Instagram. Per chi non mi conosce, mi chiamo Elisa, sono un'operatrice olistica che si occupa in particolar modo di fiamme gemelle, perché sono una fiamma gemella, sono riunita ormai da quasi 4 anni, aspettiamo anche un bimbo, quindi ovviamente quello che so meglio è il mio cammino. Però ovviamente il cammino spirituale è un cammino aperto a tutti ed è proprio per questo che ultimamente sto facendo anche alcuni video senza proprio stare sempre a parlare delle fiamme, ma perché vedo che proprio vi è un'urgenza in generale di una maggiore comprensione di se stessi, di sciogliere le proprie paure, i propri traumi, per riuscire ad avere comunque una vita migliore, una vita felice, una vita serena. Oggi volevo andare avanti a parlarvi col femminile, come avrete notato se è un po' che mi seguite, io già ne avevo parlato, però vedo che è un argomento che bisogna ancora un po' sviscerare, perché vedo che ancora molte persone hanno questa difficoltà con il femminile e quindi continuerò a parlarne ancora per un pochino. E oggi volevo parlarvi di un aspetto molto importante di questa energia. Appunto, io parlo di energia, quindi non di uomo e non di donna, perché in ognuno di noi c'è sia energia maschile che energia femminile. Energia maschile è quella che mette praticamente in pratica, che è un po' più razionale, che è più organizzativa, così via, mentre il femminile invece riguarda l'interiorità, riguarda il focolare inteso come focolare interiore, non come casa, riguarda la meditazione, riguarda la creatività, riguarda l'ispirazione, riguarda il ricevere. Quindi esprimere il principio femminile, che cosa significa? Significa accogliere il proprio intuito come guida nelle proprie scelte. E questo è proprio quello che io vedo che si fa molta, molta, molta fatica ed è per questo che oggi ho scelto questo argomento. Ciao Laura, benvenuta tesoro. Quindi questa cosa di accogliere il proprio intuito la vedo molto difficile per tante persone. Vedo che spesso mi chiedono, ma sì, ma io sento questo, però è giusto. Perché sai, perché l'ultima volta che poi ho seguito il mio intuito ho sbagliato. Allora, questo ho sbagliato, analizziamolo un attimino questo ho sbagliato, perché se il tuo intuito ti ha detto una cosa, perché quella cosa è giusta, magari a te serviva quell'esperienza per smantellare qualcosa dentro di te, per fare il passo successivo. Solo che spesso facciamo fatica a vedere questo smantellamento come qualcosa di positivo. Però ragazzi, è importante smantellare il vecchio per creare il nuovo. È molto importante questo aspetto, perché se non bruci quello che non ti serve più, non puoi creare il nuovo. Questo è un aspetto molto molto importante. Poi però ovviamente bisogna anche andare a vedere se quello che tu hai sentito era il tuo intuito, era la tua mente, era il tuo ego. Questo è importante anche comprendere queste differenze, poi magari domani farò un video anche su questo. Ciao, buonaventura, ciao Michele, benvenuto. Farò un video anche su questo per cercare di andare a comprendere quando veramente si tratta di intuito, quando si tratta di mente, quando si tratta di ego. Però poi anche questo ci arriveremo. Però prima voglio farvi comprendere perché veramente è tanto importante questo sviluppo dell'energia femminile, ma non solo nelle donne,
anche negli uomini, perché anche gli uomini hanno bisogno del proprio intuito per poi mettere sulla terra, per poi materializzare quello che vogliono. Io vedo che tutte le persone che fanno il percorso sopra femminile sono donne, però ometti, anche a voi vi serve questa energia. Anche a voi serve guardarvi dentro, anche a voi serve la meditazione, anche a voi serve la creatività, anche a voi serve l'ispirazione, anche a voi serve imparare a ricevere, non sempre a dare. Anche a voi serve esprimere il vostro intuito, ometti. Non pensiamo sempre all'energia femminile come prerogativa della donna, perché serve anche a voi. Questo equilibrio tra maschile e femminile deve avvenire sia nell'uomo che nella donna. Io perché parlo spesso sempre dell'energia femminile, a parte perché ora ovviamente la mia è il top perché sono incinta, però vabbè, ma a parte quello. Perché io sono convinta di una cosa, ed è una mia teoria, ma c'è, perché magari che poi sparo anche una cazzata, però secondo me, allora, tu hai un'intuizione, ok? E poi questa intuizione va concretizzata, va messa sulla terra. Quindi il femminile ha l'intuizione, la energia maschile la mette sulla terra. Se tu però hai più energia maschile in questo momento rispetto alla femminile, cioè il maschile è quello che poi concretizza, ma se prima non sai che cosa concretizzare, la vedo un po' difficile la cosa. Quindi prima ti metti in contatto con il tuo intuito per comprendere che cosa è meglio fare per la tua vita e poi passi il tutto all'energia maschile che poi lo metto in pratica. Cioè, mi sembra una cosa molto complessa fare il contrario, ok? Cioè, ma mettere in pratica un qualcosa che non sai che cos'è. Ok? Quindi è per questo anche che io mi concretizzo molto sul femminile, perché è quello che ti fa prima comprendere che cosa fare e poi il maschile lo mette in pratica, ok? Quindi, altra cosa importante è comprendere anche che ogni persona è differente, quindi ognuno misura o giudica a partire dal proprio mondo e dal proprio filtro. Ovviamente tu giudichi un'esperienza, una tua esperienza, in base alle tue esperienze pregresse. Perché dico questo? E che cosa intendo? Allora, per esempio, se tu, vediamo un esempio, adesso aspetta che ci penso. Per esempio, se tu sei stato tradito dal tuo migliore amico. No, ti faccio questo esempio perché quando avevo circa, quanti anni ho avuto? 18-19, non mi ricordo, però ero piccola. Avevo una migliore amica che proprio eravamo unitissime, facevamo tutto, tutto, tutto insieme. Allora, io mi ero appena messa insieme ad un ragazzo, vado a casa del mio ragazzo, lo trovo a letto con la mia migliore amica. Carino, gentile. E ovviamente a me questa cosa mi ha segnato molto, perché poi nelle amicizie io ho sempre fatto molta fatica poi a fidarmi. Perché? Perché in base a quell'esperienza mi si è creata una ferita e quindi ho iniziato a dubitare del mio intuito sulle persone. Perché ho detto se io in quel momento ho sbagliato con questa persona perché io mi fidavo ciecamente, io ora non mi fido più di nessuno. Perché? Perché il mio intuito non funziona. E questa è una cosa che io spesso riscontro in tantissime persone. E lì appunto il mio femminile si è ammaccato, diciamo
diciamolo. E mi sono un po' staccata dal mio intuito, infatti poi ho recuperato il tutto facendo un grande percorso interiore. Quindi con questo intendo che ognuno misura e giudica anche a partire dal proprio mondo e dai propri filtri. Perché tu crei il tuo mondo in base alle tue esperienze, ok? Quindi è importante riprendere la propria qualità dell'ascolto tramite il rispetto e l'amore che dobbiamo a noi stessi. Perché l'amore per te stesso è la base, ovviamente, anche di ogni rapporto. Ed come dicevo prima, essendo il principio femminile, il principio del ricevere, è importante sapere che cosa bisogna ricevere, ovviamente, no? Quindi la guida della nostra coscienza divina attraverso una sana connessione con la terra e con il cielo. È proprio questo che dobbiamo imparare a ricevere. In effetti siamo qui per sperimentare la materia come esseri divini. Quindi si tratta di creare la nostra vita attraverso la nostra essenza. Questo è molto importante, creare la nostra vita nel rispetto della nostra essenza. Ovviamente prima ti devi connettere con la tua essenza. Chi fa un percorso spirituale spesso è solo connesso al cielo, invece anche la connessione alla terra è estremamente, estremamente importante. E vedo che spesso questa cosa manca perché si ha paura dell'energia della terra, perché si pensa che è un'energia bassa. Non è che è un'energia bassa, è un'energia differente. Ovviamente un'energia angelica va bene, molto più alta, però tu sei anche sulla terra. Cioè non rifiutare questa parte, perché se sei solo nel cielo, e poi non puoi materializzare qua, ok? Se poi ti metti in connessione con il tuo intuito, bella, però poi, no, però non posso materializzarlo perché sennò poi non sono umile, perché sennò poi non sono più spirituale e tutte le cose del caso. Assolutamente no. Quindi oggi ti voglio proporre un'altra cosa rispetto ai soliti sette archetipi femminili, ma è proprio il percorso sciamanico. Proprio il percorso sciamanico perché? Per iniziare anche a connetterti con la terra, perché devi ricevere anche quell'energia. È importante per il tuo femminile anche l'energia della terra. Perché quando tu pianti un semino, poi è da quella che cresce, dalla terra. Quindi tu sei qui per sperimentare la materia come essere divino e la materia è sulla terra. C'è poco da fare, ragazzi, la materia non è nel cielo, la materia è sulla terra. E tu sei qui per sperimentare la terra, perché sennò stavi su. Quindi oggi non ti proporrò il solito percorso dei sette archetipi, anche se ovviamente è importantissimo per rimetterti in contatto con il tuo intuito. Quindi se hai questo problema, in ogni caso io ti consiglio in ogni caso sette archetipi. Se invece hai il problema non essere connesso alla terra perché sei convinto che se sperimenti la materia sulla terra non sei spirituale, così via, è meglio il percorso sciamanico, il percorso completo sciamanico, che si inizia con il lavoro magico sciamanico che dà le basi per poi passare agli altri livelli che sono il labirinto, che sono il potere del cigno, la fenice e così via. Perché? Perché il lavoro magico sciamanico è il principio.
È quello che proprio ti connette alla terra, con lo spirito della terra, è quello con cui inizi a fare viaggi sciamanici, è quello con cui inizi a connetterti anche con i cristalli e con tutte le energie sciamaniche, per poi svilupparle con tutte le altre attivazioni. Perché ovviamente anche il femminile è qua per sperimentare la sua divinità nella materia. È vero che il femminile è in mezzo, ok? È tra cielo e terra, però grazie al maschile poi deve portare giù tutto questo intuito, tutta questa roba. E molte persone purtroppo poi è lì che si bloccano. No, ok, io mi sono connessa al mio intuito tutto quanto, però poi quando devo andare giù, alt, no, perché mi hanno insegnato che se a me piacciono i soldi, metti, non sono spirituale. Oppure a me mi hanno insegnato che se io ho una casa grande, poi non posso essere più umile, che non è vero, perché l'umiltà secondo me è un'altra cosa, e poi magari anche su questo andremo a fare un video. Ok, quindi il sunto di tutto questo che cos'è? A parte il connettersi ovviamente con il proprio intuito, con la propria interiorità, dopo aver fatto questo passaggio, siccome siamo qui per sperimentare la materia come essere divino, dobbiamo imparare a non aver paura dell'energia della materia. E questo si fa con il percorso sciamanico. Ciao Sicily, ciao Bianchi Rossano, benvenuto. Ok, quindi io vi metterò poi il link sotto al video YouTube del percorso sciamanico. Chi invece è ancora la parte prima dell'intuito mi può scrivere per intraprendere il percorso dei sette archetipi. Quindi vi mando un bacio grande, al prossimo video, commenta per farmi sapere che cosa ne pensi, condividi, 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 condividi. Ti mando un bacione. Ciao! Okay, saluto anche a voi di YouTube, un bacio grande, ci vediamo al prossimo video, ciao!